miglior sommelier di Lombardia 2020 è Andrea. Sicuramente Luigi Toparazzo, che è il mio maestro e che mi ha iniziato in questo mondo, e a mia mamma e mia sorella, che comunque quando ho cambiato lavoro hanno sempre creduto in me, mi hanno detto sì, vai, segui la passione, e adesso qualche risultato sembra la strada giusta. Ci voleva questa boccata d'ossigeno in questi mesi che stanno togliendo il respiro al mondo. Ci volevano le dediche sorridenti di Andrea Gualdoni, classe 1994, miglior sommelier di Lombardia 2020, in forza alla delegazione ICE di Cremona Lodi, un percorso professionale nella grande distribuzione organizzata e oggi nell'osteria Albinari di Milano. Gualdoni ha prevalso su tutti dopo una gara perfetta, primo agli iscritti, poi in semifinale il sorpasso su Marius Dumitru, Ice Milano, quindi in finale una lotta appassionante sul filo di lana contro Stefano Berzi. Quest'ultimo, protagonista del palco nazionale di Verona 2019, aveva superato in semifinale a sua volta Federico Bovarini in un frizzante derby tutto bergamasco. Quattro ragazzi di oggi hanno dimostrato di essere grandi sommelier, grandi professionisti. Vince sempre uno, ma oggi è stata davvero dura per una giuria decidere chi. Proiezione futura, credo che questo sia un grande messaggio di ripartenza, di apertura e grande voglia di tornare a vivere l'associazione. È una crescita oggettiva del movimento giovanile dell'Associazione Italiana Sommelier di Lombardia, anche oltre l'area concorsi. Beh, già l'anno scorso la finale d'italiano con due lombardi ci ha dato grandissima soddisfazione. Questi quattro finalisti, tutti i sette partecipanti hanno dimostrato un livello altissimo di preparazione. Ci ha emozionato il fatto di vedere che anche chi ha la prima esperienza è riuscito a padronare il proprio linguaggio senza sbavature, è riuscito a calmare l'ansia, è riuscito a dominare il palcoscenico e ha fatto delle bellissime prove. Non era organizzata di avere in finale un candidato da Cremona e Lodi, un candidato da Bergamo. Due zone tra le più colpite in tutta Italia, ma e lì si vede lo spirito lombardo e la voglia di ripartire, la voglia di realizzare e la voglia di regalare un futuro migliore. Una giornata da ricordare, un ideale abbraccio, un ritrovare i meccanismi dell'ICE sempre perfettamente oliati, pronti a tornare a pieno regime, ma in un'associazione aperta a un futuro che sarà per forza di cose diverso sotto molti aspetti. Oggi c'è una gioia completamente diversa, gioia che il fratello che abbraccia un fratello sia anche a distanza, c'è la gioia di incontrare soci che non lo vediamo da mesi, c'è la gioia proprio di dire ci siamo e siamo a vostra disposizione e vogliamo fare tante belle cose con voi. Ci sono le mascherine, c'è il distanziamento, ci sono gli igienizzanti, ma ci sono anche i calici, le bottiglie, la passione e i tast vent. E anche questo oggi è un potentissimo vaccino. Vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza, per la vostra pazienza oggi.